Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante un episodio di Estate in diretta, lo scorso luglio Eleonora Giorgi ha annunciato di poter avere solo 6 mesi di vita. Era pronta ad affrontare la perdita dei capelli e un altro round di chemioterapia. Recentemente l'attrice celebre è stata ospite di Silvia Toffanin e ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione attuale. Eleonora Giorgi ha detto che i precedenti trattamenti di chemioterapia sono stati solo parzialmente efficaci e ora deve sottoporsi a esami diagnostici specializzati. I risultati saranno inviati a un centro specialistico negli Stati Uniti, che ha offerto un ombrello di speranza. Eleonora Giorgi afferma: «I precedenti trattamenti di chemio sono stati solo parzialmente efficaci. Questa saga è cominciata 10 mesi fa. Il primo ciclo di chemioterapia è andato piuttosto bene. Eravamo tranquilli e ottimisti. Purtroppo stiamo parlando del pancreas, che è molto potente e insidioso, e spero che comprendiate il riferimento. Ora ci sono state delle complicanze inaspettate. Abbiamo trascorso gli ultimi mesi a cercare di affrontarle, ma i trattamenti sono stati solo piuttosto efficaci. Anzi, i tumori sono aumentati nonostante tutto lo sforzo. I dottori stanno cercando altre opzioni. Domani dovrò sottopormi a 2 esami cruciali. I campioni saranno inviati di fretta negli Stati Uniti. Nonostante le circostanze, continuo a lottare con ogni iota di forza che ho. Spero nelle mie capacità di combattere le metastasi attraverso la radioterapia. Avrò maggiori dettagli in merito nei giorni futuri. La possibilità alternativa è terribilmente sconcertante e veloce. Se le cose non vanno come sperato, dovrò dire arrivederci a te e al mio amato pubblico, gli italiani. La vita evolve così, le priorità si trasformano. Sento un'ondata di affetto nei miei confronti. Situazioni peggiori si verificano anche ai bambini. Rimango positiva, pur essendo lucida, razionale e fatalista. Credo che il destino ci colpisca per una ragione, una che raramente comprendiamo. Adoro passare del tempo con i miei figli e offrire loro consigli. È per questo che mi pesa l'idea di doverli lasciare troppo presto. Quest'anno ho accompagnato i miei figli all'altare e li ho affidati alle loro compagne.